Il banco di prova della capacità del Comitato di Liberazione Nazionale Pugliese e Campano di chiamare a raccolta le forze politiche meridionali per imprimere una svolta alla situazione istituzionale, anche in previsione del crollo militare della Germania, si ebbe tra il dicembre e il gennaio 1944. Si riuscì infatti a proporre un congresso che inizialmente doveva svolgersi a Napoli, ma per le difficoltà e i divieti di Badoglio e degli anglo-americani si decise per il suo svolgimento a Bari il 28 e il 29 gennaio 1944. Tutta l'attenzione degli ambienti politici internazionali si concentrò 70 anni fa sul capoluogo pugliese, che assunse di fatto il ruolo di capitale politica e culturale dell'Italia libera. Radio Londra mise in risalto l'importante iniziativa del capoluogo pugliese con alcuni commenti in cui si affermava: si è iniziato a Bari il primo congresso democratico che si raduni nel continente europeo dal giorno in cui Hitler vi spense il lume della democrazia. E si evidenziò l'importanza della lotta antifascista di Gobetti, Gramsci, Rosselli. Ed ancora, il congresso è il più importante avvenimento della politica italiana dopo la caduta del fascismo. Radio Londra, grazie alle registrazioni inviate da Greenleaser, trasmise integralmente il discorso di presentazione di Michele Cifarelli, segretario organizzativo del congresso, l'apertura di Croce, quelle di Sforza, di Arangio Ruiz, di Tommaso Fiore, nonché gli ordini del giorno, le risoluzioni del congresso, i messaggi del Comitato Centrale, del Comitato di Liberazione Nazionale. Sentiamo la registrazione originale del discorso di Tommaso Fiore fatta dai tecnici di Radio Bari. Proponiamo. Noi siamo il popolo d'Italia, rappresentiamo tutto il popolo d'Italia. Nessuno ci potrà impedire di riunirci dove e quando vogliamo. Siamo il nuovo governo, la democrazia, l'avvenire d'Europa. Tali ci ha salutati il Parlamento inglese, tali ci vogliono in America e in Russia, tali ci impone di essere la nostra coscienza, quello scoglio che è in noi, che è più forte di noi, contro il quale il fascismo si è rotto le unghie. Bari, Teatro Piccinni, 28 e 29 gennaio 1944. Mentre le truppe alleate combattono nei pressi dell'Ofanto, gli uomini dell'antifascismo e della Resistenza scrivono una delle pagine più importanti della nuova storia democratica. Fuori del teatro, carabinieri, militar police americana, guardie britanniche e militari indiani. Nella grande sala del Piccinni, fredda e male illuminata, si tiene il primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, il primo libero convegno di partiti antifascisti dell'Europa, mentre ovunque ancora infuria la guerra. Questo il commento di Radio Londra. Succede in Italia una cosa incredibile, inaudita. Si parla e si discute, e chi dimostra di non essere d'accordo con gli altri lo può dire liberamente, apertamente. In quei giorni a Bari un altro grande avvenimento. Nel dopolavoro post-telegrafonici, 500 delegati sindacali si riuniscono per ricostituire la Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL. Dunque, la mattina del 28 gennaio 1944 al Teatro Piccinni, 120 delegati, 50 giornalisti, 800 invitati. Sul palco una grande bandiera tricolore senza lo stemma sabaudo. Con il pretesto dell'ordine pubblico, il governo Badoglio chiede agli alleati di proibire ai cittadini l'ingresso nel teatro. Si diffonde artatamente la voce che potrebbero esserci incidenti. Molti baresi abbandonano la città, le strade del centro appaiono deserte. Ma che cosa significò il convegno di Bari per i protagonisti del tempo? Radio Bari non riuscì, per i divieti imposti dalla Commissione Alleata di Controllo, a trasmettere in diretta i lavori del congresso. Tuttavia, Alba De Cespedes utilizzò gran parte della trasmissione serale di Italia Combatte del 28 gennaio per informare i residenti del Nord. A testimonianza dei grandi ideali per cui si è combattuto, si conserva l'Inno alla Libertà, con testo di Tommaso Fiore. Grazie.
Siamo forti italiani.